Caroni, lei ha promosso questo convegno sull'ippoterapia, una materia su cui c'è ancora molto da fare secondo lei, quali sono gli ulteriori passi? L'ipoterapia ormai è già una materia molto sentita, molto applicata. Quello che abbiamo voluto fare questa mattina è portare a conoscenza anche del comparto medico, sanitario, riabilitativo, con l'aiuto anche delle associazioni, ma con l'aiuto anche del privato, proprio per far capire la possibilità di utilizzare, lo usiamo utilizzare in maniera impropria, ma di poter attraverso l'ipoterapia dare delle risposte a dei pazienti fragili, fragilissimi, che altrimenti non avrebbero nessun altro modo per poter interagire sia con l'animale, ma per poter anche avere dei grandi benefici di serenità, di benessere, di qualità della vita, perché attraverso l'armonico movimento della persona e il cavallo possono riuscire a muovere talmente tante parti del proprio corpo in armonia, senza dover forzare meccanicamente determinati movimenti, proprio fatto con per dare una qualità di vita diversa. Ecco, qui si è parlato di disabilità sia fisiche che psichiche, quindi questa terapia è efficace per entrambi queste? Ecco, con l'ipoterapia si passa a 360 gradi le patologie, dal bambino che è affetto da problemi neuromuscolari, da bambini con sindrome di Down, da persone con lo spettro autistico, persone che hanno bisogno di una riabilitazione. Abbiamo parlato persino di scoliosi, che è molto, cioè voglio dire, non è proprio una patologia. Poi abbiamo parlato anche di terza età, cioè serve proprio a 360 gradi per dare una qualità di vita diversa, ma non in una struttura medica, è all'aria aperta, con il contatto con l'animale, è anche un momento di grande aggregazione, un momento anche di socializzazione, perché attraverso l'ipoterapia non hai solo l'aiuto per il paziente, ma anche per la famiglia. È un momento veramente di grande respiro e di sollievo e ha dei grandissimi risultati. Quindi, per finire, dal punto di vista legislativo, come andrebbe riconosciuta meglio? E poi a livello di costi, cioè una famiglia, tutti se la possono permettere, appunto siamo da questo punto di vista? In questo momento sono le famiglie che fanno questo sforzo per poter permettere ai propri cari di usufruire dell'ipoterapia. Ci sono, e qui presente in sala c'era una struttura dove ha fatto tutto personalmente senza aiuto del pubblico, ma che ha fatto delle lezioni con un prezzo calmierato proprio per andare incontro alla famiglia, perché hanno proprio fatto come tariffa un'ora 20 euro, quindi hanno cercato di renderlo accessibile a più persone, perché quando si ha una persona in casa che ha una patologia non è così facile, e magari l'ipoterapia sembra l'ultima delle cose da poter fare, mentre invece attraverso la sensibilizzazione che ho fatto nei confronti del governatore, mi ha ascoltato l'assessorato dell'assessore Gallera, siamo arrivati ad un primo passo. Partirà i primi di gennaio una sperimentazione, si è parlato di circa 30 casi da valutare, con un impegno economico di 140.000 euro, quindi a brevissimo uscirà il decreto e poi attraverso un gruppo di lavoro vedremo dove poterlo fare, quali le persone, perché come è stato detto più volte all'interno del convegno, bisogna fare rete e mettere insieme figure che possono determinare quanto vale l'ipoterapia per la persona e quindi poi dare le risposte al nostro territorio e alle persone.